Allora, questo si chiama test della descrizione libera o specificatamente questa metodologia si chiama profilo descrittivo semantico. Vale a dire, noi vogliamo cogliere il percepito del gruppo in queste tipologie di caffè. È un test che viene utilizzato fondamentalmente per tre cose. Primo, aumentare l'esperienza dei giudici, a portare i giudici a sentire. Ieri con la Manuela avrete fatto i canali prevalenti di comunicazione. Il canale prevalente di comunicazione lo utilizziamo anche noi nei confronti di noi stessi. E quando parliamo di canale prevalente parliamo di una popolazione, sto parlando delle nostre popolazioni, di quelle occidentali, prevalentemente visive, allenate a essere visive, quindi a vedere, poco allenate a sentire, cioè a utilizzare la propria cinestesia, quindi è poco allenate a utilizzare, a descrivere, a pensare al tatto, all'olfatto e al gusto. Ecco che questi test che li mettono di fronte ad una scheda completamente bianca su determinati determinate percezioni come quelle olfattive, che sono delle percezioni prettamente emozionali e legate alla vostra esperienza di vita e quindi non a un qualcosa di regolamentato, fuori, completamente fuori dall'allenamento, non di rado buttano nel panico il nostro giudice di analisi sensoriale. Tutti sono in grado di riconoscere il trifoglio lodigiano di secondo taglio, giusto? È vero, voi mi guardate così, ma il trifoglio lodigiano di secondo taglio è vero, ve lo racconto in 27 secondi. Una sera mi trovo a Bergamo che organizzano un evento intorno al Valcareggio Rosso, il vino principale di quella provincia, con la presenza di oltre 140 persone. 5 vini dovevano essere presentati. Io sono pessimo a fare quelle presentazioni lì. E c'erano 4 sommelier e il sottoscritto. Con il sommelier poi uno non la vince, non c'è niente da fare. Infatti il primo sommelier è andato là a presentare quel suo vino, il suo Valcareggio Rosso, ha fatto una descrizione bellissima. Cosa non ci ha trovato dentro quel vino? Io ero impallidito, dico, adesso tocca a me, cosa gli dico a sta gente qua che ha questo vino? Dico, beh, insomma, la butto un po' sullo scherzoso, come sensorialista me la caverò. E quindi arrivo là, prendo il bicchiere, dico, non sto a commentarvi il colore perché tutti lo potete vedere benissimo, questo rosso con riflessi in viola, ma passiamo subito al profumo dove nella nota dominante è il trifoglio lodigiano di secondo taglio. Io pensavo che la gente facesse 140, facessero come lui, cioè si mettessero a ridere, dice, cazzate sta raccontando sto qua, no? Invece un bergamasco della terza fila dice, che resum? Cioè, ha ragione. E veramente ci sono stato malissimo perché non sapevo più come continuare. Cosa gli trovo dopo il trifoglio lodigiano di secondo taglio? Questo è il concetto. Allora, cosa voglio dire? Che quando voi avete una scheda come quella di prima, che vi suggerisce dei termini, è più facile recuperare a livello di esperienza e quindi trovare nel prodotto quella determinata percezione. Ecco il perché vi abbiamo fatto fare il test di prima. In realtà si fa prima questo test normalmente con i giudici e poi si fa l'altro. Perché questo test che cosa serve? Serve anche, quindi serve per far venire fuori i giudici, per insegnare ai giudici a sentire, percepire dentro. Ma questo test serve anche per estrarre i descrittori che poi possono essere utilizzati e generare delle schede per un assaggio codificato come quello che avete fatto prima.
la scheda che voi avete utilizzato per prima, che si chiama la scheda BSP avanzato, è una scheda generata da tanti 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 caffè, tanti 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 giudici, poi elaborata, ci sono dei metodi apposta dal punto di vista statistico per arrivare a estrarre i descrittori significativi, ed ecco che facciamo una scheda. Altro metodo, quello di fare quello che faremo noi ora, più o meno quello che faremo noi ora, di andare a estrarre i termini che voi avete trovato, giungendo di conseguenza a verificare quali di questi termini sono discriminanti, qual è il gruppo di termini che è esaustivo nell'andare a definire i prodotti, quelli che sono precisi e quelli che sono equivoci, quelli che sono stati percepiti da pochi, che quindi avremmo difficoltà a metterli su una scheda uguale per tutti, e li vedrete che verranno fuori, eccetera. Ma questo metodo dà la possibilità di arrivare ad un qualcosa ancora di più carino, che può essere utilizzato dai comunicatori, da chi ha contatto, che deve spiegare dei prodotti, deve parlare attraverso dei prodotti, e magari ha le mie difficoltà di sensorialista piuttosto asciutto, che quindi fa difficoltà a fare quello che fanno invece magari benissimo i sommelier. Quindi arriveremo, e cominceremo da questo, a definire la mappa sensoriale di questi caffè.